Ciao a tutti amici, bentornati qui sul mio canale e bentornati in un nuovo video. Oggi tornerò a fare uno dei miei video biografici sui batteristi. Nello specifico dedico questo video a Mickey D e lo faccio su richiesta del mio amico Claudio Rostagno, che me l'aveva appunto chiesto, quindi eccoti qua un video. Il video sarà principalmente appunto biografico, quindi ripercorrerò punto per punto la carriera di Mickey D. Ma parlando, diciamo, di Mickey D più nel dettaglio, più da fan, che dire? Batterista storico, incredibile, con un volume pazzesco, un'energia sul palco come poche se ne possono trovare oggi. Un batterista, secondo me, decisamente vero. Un batterista senza troppi fronzoli, con uno stile perfettamente riconoscibile, ma soprattutto con un modo di suonare che dal vivo ti cattura. Io ho avuto modo di vederlo dal vivo solo una volta con i Motorhead e ragazzi, veramente è stata una di quelle occasioni in cui mi sono detto: cavolo, ma si può pestare così tanto sulla batteria? Un vero e proprio carro armato. Ma non perdiamoci in troppe chiacchiere e andiamo appunto a ripercorrere la carriera di Mickey D passo dopo passo. Buona visione, amici! Mickey D nasce a Göteborg il 31 ottobre del 1963. Di origine greca, inizia la sua carriera musicale con le band Nadir e Geisha. Nel 1985 Mickey D si sposta a Copenaghen ed entra a far parte della band di King Diamond, ma dopo l'uscita dell'EP Dark Sides decide di lasciare momentaneamente la band in quanto percepiva il suo ruolo all'interno della band più come quello di un musicista di riserva che come un vero e proprio membro attivo della band. King Diamond infatti stava diventando sempre più popolare e quindi ovviamente era sempre il personaggio più alla ribalta della band, mentre i musicisti che collaboravano con lui, fatta eccezione per Andy Lerocque, iniziavano a ricoprire un ruolo sempre più marginale. King Diamond infatti era l'unico membro della band ad interfacciarsi con i media, quindi a rispondere a tutte quante le interviste e a, diciamo, fare tutte quelle che erano le public relations. Mickey D comunque, nonostante avesse lasciato la band, decise comunque di continuare nel tempo la sua collaborazione con King Diamond a livello discografico, quindi semplicemente nel suo ruolo di batterista in studio. Successivamente Mickey D collabora all'album solista di Don Dokken, Up From The Ashes, uno dei migliori album di Mr. Dokken. Come ben sappiamo, ovviamente Mickey D è famosissimo per la sua militanza nei Motorhead. Pensate che già nel 1985 Lemmy lo aveva appunto contattato per proporgli di entrare nella band. Ma Mickey D accetterà solamente nel 1992 in sostituzione di Phil Taylor. Il primo concerto di Mickey D con i Motorhead avverrà il 30 agosto 1992 a Saratoga, mentre la prima canzone che registrerà con la band sarà Hellraiser dall'album March or Die. Successivamente Mickey D collabora con gli Helloween per l'album Rabbit Don't Came Easy e nei primi mesi del 2007 è anche ospite sull'album dei Pain, Psalms of Extinction, per la canzone Zombie Slam, della quale verrà anche registrato un videoclip. Tempo dopo, durante un concerto degli King Diamond al Karen di Göteborg, un concerto tra l'altro sold out, Mickey D tornerà per una sera ad essere appunto il batterista della band. Attualmente Mickey D è in forza agli Scorpions, con i quali ha registrato l'album Rock Believer del 2022. Ok ragazzi, questo video finisce qui, come sempre grazie di cuore per essere stati con me, come sempre vi chiedo di lasciarmi un like, un commento, iscrivetevi al canale e adesso ci godiamo un bel video di Mr. Mickey D. Ciao a tutti!